E se esistesse un modo diverso di lavorare, un modo più adatto a noi, alle nostre esigenze, alla nostra vita, al nostro modo di essere? Sto parlando del lavoro flessibile, flessibile nel tempo e anche nello spazio. Un modo che non ci costringa a lavorare all'interno di un ufficio dalle 9 alle 5, rimandando ad un futuro, chissà, magari lontano, tutto ciò che riguarda la nostra vita, le nostre passioni, i nostri hobby e a volte anche gli affetti e tutto ciò che riguarda la sfera personale. Viviamo, ragioniamo, pensiamo e decidiamo in base a quello che conosciamo. Ma che fine fa tutto ciò che non prendiamo neanche in considerazione, tutto ciò che sarebbe possibile, ma semplicemente non conosciamo e quindi non mettiamo all'interno del nostro ventaglio di possibilità. Sto parlando del lavoro flessibile, flessibile nel tempo e anche nello spazio. Se vi interessa capirne di più sul lavoro flessibile, continuate a guardare questo video fino alla fine, perché vi racconto quali sono i passi fondamentali da seguire per fare in modo che sia il lavoro che si adatti alla vostra vita e non la vostra vita al vostro lavoro. Avere un lavoro flessibile non significa lavorare dalla spiaggia. Non so se ci avete mai provato, ma lavorare dalla spiaggia è veramente una cosa decisamente poco confortevole. Iniziare a pensare al lavoro non solo come sofferenza e sacrificio, ma anche come qualche cosa che possiamo intraprendere, che ci dia gioia, felicità, che siamo contenti di farli, anche se pur sempre un lavoro, cambia sicuramente il nostro approccio. E avere la flessibilità di scegliere dove e quando lavorare è sicuramente una grande libertà. Per trovare una modalità di lavoro più flessibile è necessario spostare l'attenzione dal controllo del tempo ad un focus sui risultati. Non dovrò più pensare quante ore sono necessarie per poter arrivare a quel determinato risultato, ma solo concentrarmi nel avere il risultato e l'output entro la data prefissata. Questo è un cambio di pensiero che diventa fondamentale. Nell'organizzazione di un lavoro da remoto o di un lavoro flessibile è necessario pensare in anticipo a tutto ciò che potrebbe essere necessario. Una checklist può essere molto utile di tutto ciò che si utilizza magari all'interno dell'ufficio e che potrebbe essere utile avere con sé in un luogo di lavoro diverso. Quando si parla di lavoro flessibile, prima di tutto è una questione di mindset, di mentalità. Bisogna prendere in considerazione che sia fattibile e poi cercare di capire come metterlo in atto. Al di là degli strumenti e dei mezzi tecnici, ci sono però dei punti in comune che ho sempre trovato in tutte le realtà con cui ho avuto a che fare. E adesso li vediamo in questo video. L'organizzazione è fondamentale di tutte le attività settimanali da svolgere e anche delle tempistiche di consegna. Riuscire a programmarsi per tempo, evitando le urgenze e andando a programmare anche quelli che sono gli imprevisti. E se vi interessa questo argomento, ne ho già parlato in questo video che metto qua sopra e anche qua sotto in descrizione. Aiuta tantissimo la flessibilità. La scelta dello strumento di organizzazione deve venire a posteriori, dopo che si è già pensato a come poterlo strutturare. Io, per quanto riguarda gli strumenti, uso prevalentemente Notion e ClickUp, entrambi accessibili anche da smartphone attraverso le app corrispondenti, e questo mi permette anche in movimento di poter sempre controllare lo stato delle attività, l'attività successiva e anche le scadenze. Condivisione delle informazioni e della documentazione. Le informazioni devono essere sempre disponibili a tutte le persone che ne necessitano e non possono essere assolutamente conservate e condivise all'interno di una mail o, peggio ancora, del proprio computer. Anche qui esistono tantissimi strumenti, anche gratuiti, che permettono non solo la condivisione ma anche la collaborazione. Cioè, tutte le persone possono accedere allo stesso documento contemporaneamente e poter verificare anche le modifiche. Se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere se inizierete a pensare al lavoro in maniera differente.